Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e su Assassin's Creed Rogue. Oggi siamo qui con la terza puntata della storia del capitolo e dovremmo andare a beccare questo Lawrence Washington che ha appunto questi manoscritti e quello che ci serve a noi che stiamo cercando, manoscritti dei precursori. Solo su invito sequenza 01, qui c'è già Liam che ci aspetta, quindi direi di iniziare la missione. E vediamo dove andiamo a finire. Briefing, direi che un po' con tutti. I Templari vogliono scoprire la natura dei manufatti. Le loro spie hanno consultato medici e studiosi a New York. E hanno interrogato anche un gran numero di tribù. Già, mostrano il manoscritto a destra e a manca. Ma nessuno ne decifra la scrittura e tantomeno le immagini. Però abbiamo un nome. Sappiamo che Lawrence Washington fa girare il manoscritto. Lawrence Washington, uomo d'affari, politico della Virginia e templare d'alto Questo è rango. Di recente è tornato dalle Indie Occidentali. Il suo maggiordomo è stato visto ricevere un pacco. Allora quel pacco gli verrà consegnato presto. Shay, scopri cos'è e trova Washington. Fatto questo, indaga per bene a riguardo. Preparo la Morrigan. Ok, abbiamo fatto un briefing sulla missione, adesso dobbiamo andare sulla Morrigan. Abbiamo anche visto Achille Davenport, molto più giovane rispetto ad Assassin's Creed 3. Adesso è il mentore della gilda di tutti gli assassini, quindi il capo dei capi, come si suol dire. Ok, saliamo sulla Morrigan adesso. Un attimino, siamo ancora sui pontili. Ok. Ciurma che è contenta di vedere il suo capitano. E si Capitano a parte. timone! Se siamo fortunati, quella nave ci porterà dritti da lui. Io la fortuna me la creo, Liam. E Washington sta per esaurirla. Aprite le vele! Lasciate solo i trevi! Andiamo piano perché qua è un casino c'è un casino di nemici proprio. Ammainate! Ammainate! Ammainate i trevi! Canate e Là. ripiegate! Sì. Eccola, lì! Bene, gente! Silenzio ora! Ok. Lawrence Washington è un uomo d'affari, un negriero, un capo templare. Abbiamo perso le sue tracce un anno fa. Di recente ho saputo che era alle Barbados, ma non ho avuto conferme. Ora. Ora pensi che abbia qualcosa a che fare con il furto dei manufatti? Dico bene? Io non lo escluderei. Haiti non è lontana dalle Barbados. E il suo ritorno alle colonie coincide perfettamente con l'arrivo dei manufatti. Non possiamo permettere che i Templari controllino le colonie. Comunque vada, Lawrence Washington deve morire. Mi assicurerò che accada. Bisogna passare di qua perché sennò Pericolo ci seminato. sgamano. Silenzio nei porti! È una cannoniera! Navi della Marina inglese! Coraggioni! Ok, facciamo un bel giro di qua, rallentiamo un pelo. Capitano, un blocco! Così non va. Shay, segui quella nave fino a terra. Ci penso io. Fai passare la Morrigan da un'altra parte. Sì, capitano. Segui il Piegate pacco gabbie, e trova velacci Washington. contro velacci. Andiamo via dal vento! Ok, fermiamoci Ancora qui, giù! Un bel che blocco! dobbiamo attraccare. E E ricorda scendiamo. quello che ti ho detto, Shay. Washington deve morire. Washington morirà. Non ti preoccupare. Intanto dobbiamo seguire quella nave a piedi col carico. Dobbiamo passare sugli alberi, quindi quel tutorial che non vi ho fatto vedere a inizio. Che vi ho detto all'inizio della seconda puntata serviva anche un po' a questo, spiegare tutti i passaggi sugli alberi e quant'altro, ma è cosa che si sapeva già fare, quindi seguire a piedi una nave non è semplicissimo, comunque fanno fare un giro dalla Madonna.
Speriamo di essere quasi arrivati. Direi di sì. Che tempo che c'è qua. Rosso di sera, bel tempo si spera. Sì. Sì, ok, ci siamo. Zona vietata, come sempre qua si vede, pieno di guardie. Quindi vediamo subito di farne fuori uno. Allora, quelle guardie là, io devo andare sulla nave, quindi se quelle guardie là passano di là, io mi mimetizzo un attimo qui. But he is still suffering from the effects of the bleeding. Nothing works better than drawing blood from a sick boy. Togliamo anche questo dalle palle. Faster! We'll not be losing him! Togliamo pure quello dalle palle, ritorniamo qua perché qua c'è un po' di movimento, quindi non vorrei che ci sgamassero. Questo è sordo come una campana. Ah vai, c'è uno morto, svegliati. Eccolo qua, un altro fatto fuori, quindi adesso vediamo se questo qui c'è qualcosa di utile. Intanto 14 monete, c'è un poveraccio davvero. E vediamo adesso di andare a depredare quella nave là. Allora qua c'è un'altra guardia, direi che è meglio andarsi a mimetizzare qua facendosi bellamente i cazzi degli altri. C'è uno che ci passa dietro, sperando che non ci veda. In realtà può rompere abbastanza le balle, perché continua a essere lì, però noi vediamo di correre di qua. Andiamo a nasconderci. Dovrebbe essere tutto tranquillo. Ehi, stai calmo. Madonna mia, che cazzo è? Fuori uno. Desincronizzato. Mi hanno beccato di nuovo, nuovamente. Bisogna fare attenzione, perché qua ti vedono molto facilmente gli amici qui. Quindi diventa un po' incasinata la faccenda, ma vediamo di... Allora, cominciamo subito a togliere questo qua che viene a rompere le balle. Ok. Beh, proviamo, visto che di là c'era un po' troppo casino, vediamo se passando dalle retrovie c'è un po' meno... Dovrebbe esserci un po' meno casino di guardie, almeno, perché siamo dietro la... dietro le case e quant'altro, quindi... se magari salendo su di qua c'è qualcuno che può rompere le balle. Allora, là ci sono quelle due guardie, noi passiamo via di qua inosservati. Direi che possiamo nasconderci qui. Ma come fanno a vederlo? Come fanno a vederlo? Come fanno a vederlo? Cioè, è una cosa incredibile, cioè davvero. To-
Andiamo indietro, ci nascondiamo di nuovo, ritentiamo poi l'approccio più tardi. C'è uno là sui tetti. È là che mira e quant'altro. Intanto vediamo che la barra sta scendendo, quindi... Ok, dovremmo di nuovo essere... Per adesso siamo in incognito di nuovo. Allora, vediamo un po'. Due guardie di là, una guardia lì. E che cavolo. Passiamo di qua. Passiamo di qua. Allora. Non sembra ci sia nessuno, quindi proseguiamo. Azione abbastanza stealth in questo caso. Cazzo. Ciao amico. Ok. Dovremmo essere già più vicini a al nostro bottino da depredare. Usciamo di qua. Direi di passare per l'acqua, per mare. C'è scritto apri, vediamo che cosa c'è. Metallo per 4. Ok, vediamo di riuscire a salire in qualche modo su di qua, magari passando di qui. Cosa c'è dentro il banco? Il capitano non ci ha detto niente, solo che è fragile. E infatti non dovete sapere altro. Andiamo. È fragile il pacco. Facciamo un giro forse un po' più scomodo della nave, ma... Buongiorno. Qua c'è uno che... Che passa di lì, noi facciamo di nuovo il giro. Lui si... No, si è lasciato andare, ma va bene uguale, va bene uguale. Va bene uguale. Intanto possiamo salire di qua. Ecco, il pacco è da questo lato della nave, da come vedo. Dove diavolo è il pacco? È lì, a 7 metri, amico mio. Senza farsi depressione, senza... Si sgamare. Ma che cos'è? Ok. Siamo arrivati. Un fucile. Un sniper. Resta. Dove sei? Uno sniper silenziato, direi. È soporifero. Okay. Grazie del regalo. Signor Washington. Che figata. Fucile ad aria compressa. Può sparare dardi soporiferi e del furore. Arma silenziosa, così come grande arte esplosiva. Può acquistare dardi da imporre fabbricabili nell'inventario. Va bene. Non me l'aspettavo proprio. Ora devo trovare Washington e interrogarlo. Un po' di soldini, che non ci so mai. Intanto, come se missione secondaria, bisogna far fuori dei nemici con dei dardi del furore. Va bene. Quindi con i dardi del furore, che sono questi qua. Un po', qua c'è già un brutto da portare con noi. Ma
nemici di qua non ne vediamo. Troviamo Lawrence Washington. Direi che si può passare di qua, perché tanto si sentono colpi di fuochi d'artificio. Allora, qui c'è un bel punto di sincronizzazione, io direi di approfittarne, visto che perché non mi fa andare avanti? Ok, intanto sincronizziamoci. C'è prima o poi una visuale della mappa un po' più ingrandita. Allora, non farti individuare, usa l'occhio dell'aquila, vediamo un po' se lo vediamo già di qua. Direi che no, di qua non si vede, però sono curioso di provare questo fucile. Fail. Questo è un po' troppo lontano. Questo l'abbiamo centrato, ragazzi. Vediamo cosa diavolo succede con i dardi del furore. Quei due là. È un po' troppo lontano la faccenda, però. Due. Tre. Buon punto qua per uno sniper. E 4. Andiamo a nasconderci. Questi qua tanto si ammazzano tra di loro, poi penso che moriranno lì. E infatti. Devo trovare Washington prima. Ok, poi dopo mi occuperò di che stanno arrivando. Via, scappiamo di qua. Eccolo là, l'abbiamo trovato. Il signor Washington. Fratello. Sei sicuro di non volerti sdraiare? No, sto bene, George. George Washington, suo fratello. Occupati degli ospiti per me. Scendi in cantina e offri loro qualcosa di speciale. Certo. Signori. Mio fratello è un faro in una terra martoriata. Chiedo soltanto una cosa prima di morire. Lasciatelo in pace. Non deve essere coinvolto negli affari dei Templari. Rispetteremo tale volontà, signore. Vi ringrazio, signori. Signor Smith, state per intraprendere il viaggio? Sì, signore. Tornerò con le risposte. Signor Wardrop, siete coinvolto anche voi dal manoscritto? Signor, sì. Ne scopriremo il senso. Allora vi prego di andare. Beh, messo veramente male, direi, il nostro amico Lawrence Washington. Washington non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Sarà meglio che tu abbia ragione, Liam. Perché sto per uccidere un moribondo. Adesso dovremmo andare a farlo fuori, in qualche modo, ma bisogna capire dove. Dobbiamo passare dall'alto. Vediamo se magari fatto fuori dall'alto così. Sei in ritardo, assassino. Da lontano. Non è mai tardi per sventare i piani templari.
signor Washington. Ma i miei piani sono già in atto. E poi, attirandoti qui, ho dato ai miei il tempo di fuggire. Grazie per aver abbreviato la mia fine. E grazie per avermi svelato il vostro piano, astuta serpe. E già, ci ha proprio detto così. Bomba fumogena. Usa per selezionare la bomba fumogena, poi premi triangolo per usarla. Le bombe fumogene stordiscono i nemici, permettendogli di decidere o scappare. Ok. No, maledizione. Devo sbrigarmi. Intanto sono... Devo tornare alla Morrigan. Però sono già sui tetti, spero, quindi... che tu abbia portato qui la nave. Direi che la bomba fumogena probabilmente non ho. Stai back, di nuovo su voi. Sì, state tranquilli che io mi fermo lì con voi. Cos'è, un mortaio, quello? Ehi, così non vale! Via, qua bisogna scappare perché qua ci stanno massacrando la nave. Il capitano, aprite le vele! Via, scappare di qua. Bisogna uscire di qua perché siamo nella cacca più totale. Dai, su. Via, scappiamo. Dai che la Morrigan è veloce rispetto alle loro carrette. Vediamo anche la visuale posteriore. Via, dobbiamo fuggire da... Aspetta, continuano a spararci, cioè, arrivano delle bordate. Lawrence Washington è morto. Mi sembri deluso. Hai visto anche tu com'era ridotto. Sarebbe comunque morto entro un mese. Gli altri due templari sono fuggiti. Stanno cercando il manoscritto e la scatola. Ma avevano i manufatti? Non lo so. Forse. Non ne sono certo. Allora hai fatto la cosa giusta per la confraternita. Cercheremo dopo gli oggetti. Su col morale, Shay. Abbiamo messo i bastoni tra le ruote ai templari. Forse. Ma da quel che diceva Washington, non mi sembravano troppo preoccupati dalla perdita. È ciò che vorrebbe farti credere. Missione completata, non penso di sicuro al 100%, perché Washington non era mimetizzato mentre l'ho fatto fuori, perché non l'avevo proprio letto. Comunque, sequenza completata, no, missione completata. Io direi che per la terza parte di Assassin's Creed Rogue possiamo fermarci qui. Io vi ricordo di lasciare un like al video, di passare sul mio canale, iscriversi, lasciare un like anche agli altri video. Guardate la serie di Assassin's Creed 3. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.